tacchini principali li abbiamo messi in cantiere stasera, eh? Ed eccolo qua, uno dei Brixia Bone Breakers, il fuori classe, mamma mia, il Grand Slam Champion Nico Inverardi, che ricordo che tra qualche settimana, tra qualche un mese andranno, ritorneranno in Giappone. Il Bone Breakers torno in Giappone a tirare a calci giapponesi. Sì, ma poi è uno show in collaborazione con la TNA, con la AAA. No, una roba in Giappone, penso. Una roba fuori di testa. Questi ragazzi stanno avendo un successo allucinante. E vediamo se ci va da campione, vediamo se si porta dietro il titolo interregionale. Questa sera vedremo se Inve riuscirà a portarsi a casa anche quello. E anche qua, prima difesa titolata per il neo campione e finalmente campione in singolo Jesse Jones, che assolutamente un match tra due che non sanno perfettamente quello che sa fare l'altro, è difficilissimo. Due dei maggiori esponenti del polo di Brescia della ICW, e tenendo conto che il terzo del tag team partner di uno dei due non è male, esatto. Quindi invito anche la community ad iscriversi alla scuola, alla wrestling school di Brescia, da ICW. Ci insegna gente un po' bravina. Giusto un po'. Inverardi contro Jesse Jones, titolo interregionale in palio. Pantaloncini di Jesse Jones, ogni show sono sempre più brutti. Si riesce. Questo è cromaticamente. Non saprei come definirlo. Sembra. Inve invece è in puro stile bresciano. Sì, decisamente. Che... Sto cercando di capire cosa mi ricordano i pantaloni di Jesse Jones. Io me lo ricordo, dopo te lo dico. Credo che a me viene in mente la mappa di Age of Empires, ma non sono sicuro. Okay. Scusa, mi animo nerd. Sì, ma di tecnica, mamma mia. Inverardi è stato sferico, Jesse Jones mi sta dietro. Quello è il fatto, Inverardi è stato sferico e Jesse Jones comunque fa pari. Si conoscono perfettamente, sanno perfettamente cosa ha ognuno di noi nell'arsenale. Qua sul ring abbiamo davvero due dei migliori lottatori in Italia. Qua è veramente eccellenza di tecnica da tutte e due le parti. Jesse Jones ha la sua prima difesa titolata. Inverardi. L'anno scorso è stato campione, nella passata stagione è stato campione Fight Forever, titolo rubato lì poi da Goro. Mamma mia, che botte, perché dici no, ma è soltanto uno tecnico, no, è uno che biglia un fabbro. Io credo che Inverardi sia veramente... No, tetta nera. E Inverardi subisce. E forse è giusto. E contrattacca. Forse così puoi fregare Inverardi, facendo cose folli che non si aspetta. È stato lanciato fuori dal ring in maniera bruttissima e brusca da Jesse. È caduto molto molto male. Non me l'aspettavo. Una mossa forse un po' troppo cattiva per un grande amico che è Inverardi.
Berardi. Però sai, attenzione, se ti becchi un flying drop che è peggio. In corsa vuole andare per il suicide dive. Entra le dita negli occhi. Shigai, pezzo di dita. Shigai, Berardi per andare in corsa. Questo gioco, ma che spettacolo. Hai ragione, geniale. Che è l'unico modo per ingannare, per far perdere in Berardi. Fare cose completamente fuori di testa. Perché se vai sulla tecnica con Inverardi è complicato. Io credo che dropkick. Io credo che veramente Inverardi in questo momento sia il perfetto mix di potenza, tecnica pura, capacità aeree, sa fare tutto e lo sa fare bene. Assolutamente. Quindi assolutamente. Per fregarlo devi fare cose folli. E diciamo che è lo giusto. Meglio di Jesse Jones per fare cose folli in ring. Guarda che mamma mia! Aia, terribile! Come si è girato il braccio di Jesse Jones, attenzione, ancora giù! Ecco, e adesso gli sta smontando il braccio sinistro. In Berardi se l'è presa malissimo sta cosa. Sì. Adesso gliele fa pesare tutte. Ha deciso che il braccio sinistro di Jesse Jones è un meccano. Spettacolare. Flash. Ref Matt dice solo due. E ancora infierisce sul braccio, mamma mia. Anche qua un po' oltre il limite. Mamma! Sciuppona devastante. Attenzione, spedito sulle corde Jesse Jones. Mamma, dropkick perfetto. Segno, due. Ref Matt all'arbitraggio che conta due. Ricordiamo, in palio c'è il titolo interregionale. Un match davvero importantissimo. Inve potrebbe portarsi via il titolo in Giappone. Eh sì. Forearm brutale. Aia, che in questa fase del match sta subendo e basta. Sta veramente gli sta... Non ce la fa, deve rifare. Dissezionando la mano. Sì, deve rifare un attimo i calcoli qua. Tremendo. Ancora all'angolo, sempre su quel braccio Jesse Jones. Mamma mia. Davvero, davvero brutta situazione. Sì, decisamente. Ancora. Inverardi che lo gira e lo rigira. Ma quando... quando Inverardi decide di manipolarti in qualche modo, non è che tu possa fare gran cosa. Oh mamma mia. E ci prova Inver. Uno, due. Solo due. Jesse c'è, ma mamma mia. Prende un attimo di fiato, il fuori classe. E pensa ad un nuovo attacco. Mentre Jesse prova a riprendere coscienza della situazione. Comunque, a vedere come sta smontando il braccio adesso, secondo me, se andiamo a ben vedere, l'ortopedico di Jesse Jones ha allungato una mazzetta in Gerardi, perché sennò non si spiega. Proiettile in Gerardi. Uno, mia. Due. Northern Light Suplex disegnato, meraviglioso. Questo è un suplex eccellente, credo. Questo è veramente un suplex eccellente. Ricordiamo Mr. Excellent, il miglior usufruitore della manovra, sì. Esecutore della memoria, ma qua siamo allo stesso livello. È stato maestro di Berardi, avversario di Berardi. Far arrabbiare Jesse non è, cioè, insomma, colpi davvero forti Jesse Jones. Mamma mia, Gamendiri, fantastico. E ora prova a ritirarsi su Jesse Jones. Come l'ha preso in pieno, mamma mia. Il pubblico è dalla sua parte, ci deve mettere quello che lo distingue dagli altri lottatori, il cuore, il grandissimo cuore, il grandissimo fuoco che ha dentro di sé Jesse Jones. Ed eccolo qua, su Inver. Veramente senza un braccio, non può difendersi, tutto quello che arriva, tutti i colpi da sinistra non può provare a pararli. E Inver ne approfitta, guarda, però, colpo, dopo mamma colpo, mia. Dopo colpo. Guarda Jesse. Quel sinistro lì. E ancora Jesse Jones. Ancora, fantastico calcio saltato. Sta provando a riprendersi il campione interregionale. È molto molto difficile contro Inverardi. Contro Inverardi avendo un braccio solo, tra l'altro. Può essere il momento giusto. Jesse Jones sulle corde, prende la rincorsa. Bellissimo l'Ariat. Uno, due e due,
all'ultimo. Accusa Inverardi. Eh beh, insomma, due calci in faccia o l'aria così, senti, adesso puoi essere duro come uranio, ma a un certo punto le botte. Vuole provare Jesse Jones, vuole andare per la Uchigoroshi. Ribaltata da Inverardi, che ora prova lo schienamento. Mamma mia, 1-2. Jesse senza una mano non è proprio riuscito a salvarsi. Oh, calcio dell'asino. Bellissimo calcio. Lancia, no. Mamma! Che ceffone! Quello di Inverardi, ceffone seguito. E diventa Super Saiyan! E vuole andare, ma Jesse lo blocca. E boom, dritto in faccia, alzato, vuole andare, ma per la Thunderbomb è finita. Cash 1, 2 e 3, no, solo conto di 2, 2 e mezzo per la precisione. Un Thunderbomb con dedica. Qua è il suo grande amico Tony Callaghan. Eh sì, decisamente mossa tipica del buon Tony. È da un po' che non vediamo Tony Callaghan. Eh sì, chissà se riappari da stasera. È vero, potrebbe essere l'occasione giusta per la Rumble. Attenzione, Jesse Jones che vuole andare a chiuderla. Vuole portarsi a casa il titolo. Gomitate durissime. Cosa? No. Giro di giostra. No. Quello di Inverardi. Ancora. Uchigoroshi, no, esce. Il titolo interregionale in bilico, davvero. Ribaltato. Qui a Fight Forever. Mamma, cosa vuole come fare? Mamma, come l'ha girato, come l'ha girato. Guarda che questa manovra ti spezza un braccio, se non stai attento. Sì. Vuole andare ancora per la Kimura, è una Kimura questa. Kimura, sì, double top wrist lock, se vogliamo essere precisamente tecnici. Kimura per gli amici. Non vorrei mai trovarmi nei panni di Jesse Jones in questo momento. Qua Jesse Jones ha anche messo il piede sulle corde e per tutto ha risposto, si è beccato uno stomp terribile. Attenzione Inverardi che lo alza. Steven Driver, Dio mio! È finita per il titolo interregionale. 1, 2 e 3, no, ancora! Conto di 2! No, non è possibile. Inverardi è andato molto vicino al titolo interregionale. Jesse Jones si è appena preso Brainbuster, pazzesco, una delle versioni più terribili dei Brainbuster. Assurdo, assurdo. No. Invece la sente, vuole il titolo. Berardi, no, non deve, Jesse, no. Poi Inverardi ha sbagliato. Ha proprio sbagliato a farlo riprendere, non provocarlo. Shigai, gli ha spaccato la mano. E German suplex, bassissimo veloce. Mamma mia! Quello che una volta veniva chiamato il calcio della tigre. E ora? No, cosa vuoi? No. No, attenzione! È finita. No, non può uscire. 2 e 3, no! 2,99! One Angel Wing. Ma questo da quando l'hai imparato? Perché? One Angel Wing, non ci posso credere. Una bella manovra del wrestling, di quella di Nico Inverardi. Mamma mia! Davvero. Pazzesca! Questo ragazzo. Mai vista nel suo repertorio, è un bel modo per introdurla. Lui, anni fa, quando ha iniziato, veniva chiamato il fuori classe. Adesso è un livello superiore. Sì, ma guarda, veramente è asceso alla lotta superiore. Attenzione, è un proiettile. Mamma, Jesse qua si è salvato la vita. Jesse l'ha bloccato. Vuole provare il contrattacco Jesse Jones, ma non ha energie, non ha ancora. Mamma mia, shotgun drop sul braccio. No, guardare no, per vuole il Dragon Suplex. Evitato da Dragon Suplex di Jesse Jones. Che ora? Altro Lariat. Però è veramente ancora con una mano sola. 1, 2 e 3. Mamma mia, ancora Lariat. Ci riprova. Alzato per la Uchigoroshi. Uchigoroshi prova ancora per la terza volta. No! TKO! L'ha ingannato. 1, 2 e 3. Io e la chiudiamo così. Jesse Jones mantiene il titolo interregionale. Meraviglioso.
tirato fuori un po' di mosse atipiche e vedi cosa succede, eh? Grandissima prova del top mamma player, mamma mia, che torna a casa con il titolo, ma a che prezzo? Jesse, guarda, si è salvato. Qua è sopravvissuto. Sì, ma la domanda è, sarà pronto per la Rumble? Vedremo tra un po'. Il mese prossimo riuscirà a parteciperà, perché in queste condizioni non è così facile. Il mese prossimo potrà difendere il titolo con quest'altro. Sono problemi. Mamma mia. E del suo avversario cosa dire? Di Berardi è stato beffato all'ultimo, ma ha dominato tutto il match. No. Berardi ha fatto un match praticamente perfetto, ha tutto sbagliato a far riprendere Jesse. Quel momento di eccesso di arroganza proprio. Potrebbe partecipare anche lui alla Rumble comunque. In teoria sì. Ed è uno dei probabili vincitori nel Non so dopo questo match, perché sono un po' stanchini tutti e due. Davvero, hanno dato il massimo. Grande tanto rispetto. Di più non ce ne poteva essere. Grande rispetto per questi due bresciani. Mamma mia. Inverardi abbandona il ring e Jesse Jones si prende i meritatissimi applausi del pubblico di Fight Forever. Match notevole veramente, complimenti a lui. Noi, signore e signori,